la casta, ovvero i politici rappresentanti delle lobby, con l'avvento di Internet hanno perso il monopolio dell'informazione. In Internet esiste una informazione libera, non politicizzata, non soggetta alla propaganda da parte di chi è interessato a detenere il potere, con il fine di sottomettere la classe media e aumentare il divario tra ricchi e gente comune. Una informazione libera è un'arma potente contro le nefandezze, un'informazione corretta sta rendendo consapevoli milioni di persone che in tutto il mondo sono vittime di loschi faccendieri senza scrupoli, che si atteggiano da tiranni infierendo sul ceto medio e sulla povera gente. La gente, sempre più consapevole dello stato di tirannia a cui è sottoposta, utilizza Internet per comunicare e anche per aggregarsi in maniera spontanea in gruppi che hanno come finalità quella di liberare la società dal gioco di potere della classe politica che rappresenta esclusivamente gli interessi della finanza. La parte più evoluta della popolazione è consapevole che occorre sovvertire la dittatura a cui tutti sono sottoposti e ripristinare un modello istituzionale che salvaguardi il cittadino. A tal fine, il popolo del web si sta organizzando con incontri virtuali che avvengono tramite videoconferenze e chat. Chiunque, interessato alle sorti della democrazia nel nostro paese, è invitato a partecipare attivamente, si tratta di un obbligo morale, la classe pensante ha bisogno della partecipazione attiva da parte di tutti coloro intenzionati a ribellarsi ad una dittatura silenziosa, che lentamente sta portando il nostro paese ad un declino inesorabile. I politici che non ci rappresentano, si sono resi conto d'essere stati smascherati, questo aumenta il loro accanimento, e il loro spirito di conservazione li sta portando a compiere ogni tipo di nefandezza, non riescono a capire che è finita, a tal proposito abbiamo bisogno anche di te. La tua partecipazione attiva metterà fine ad un regime autoritario, la storia ci insegna che tutte le dittature finiscono in maniera incruenta, noi avremmo preferito che la casta si fosse ritirata di propria spontanea volontà, questo non avviene, quindi, ci penserà il popolo degli indignati a ripristinare la democrazia e la sovranità del popolo.